Fiori Week, è la prima settimana di luglio 2015, ci troviamo a Torino in Corso Settembrini. L'occasione è quella di parlare di Mirafiori, del futuro di un quartiere, del futuro della città e in generale di concetti come rigenerazione urbana attraverso concorsi di idee, workshop e laboratori, proprio in un luogo simbolo del passato che sta per diventare anche simbolo del futuro di una città. Vediamo. Questo posto è affascinante, non so se si riesce a vedere, ma sono 40.000 metri quadrati di una fabbrica stupenda. Era 10 anni che non veniva utilizzata, noi abbiamo iniziato a riqualificare 2.000 metri quadri su 40.000, sono pochissimo. Però intanto si può far vedere le persone che verranno qua in questa settimana di eventi, e noi non siamo organizzatori di eventi, ma abbiamo chiesto alle varie associazioni del territorio, architettura in città, di organizzare, possono vedere quello che può essere questo luogo. Quindi sì, iniziamo da oggi, credo, un piccolo cambiamento su quest'area. Ma siamo molto emozionati perché a minuti partirà questa MRF, la Mirafiori Week, quindi siamo in partenza sul concorso, sicuramente un evento eccezionale per Torino perché 48 progetti sono arrivati grazie a questo bando internazionale che TNE appunto ha voluto con gran forza, appoggiato sicuramente dalla Regione Piemonte e dalla città di Torino per dare nuove idee, quindi nuova linfa per restituire al territorio questa grandissima struttura che è il capannone dell'ex DAI Fiat. La trasformazione di quest'area è una delle più importanti della città di Torino. La nuova vita che prenderà il complesso dei fabbricati nell'area di TNE rappresenta esattamente la strategia di trasformazione della città, una nuova vocazione di quella che è stata per tanti anni una fabbrica e che continuerà a esserlo, una fabbrica però moderna, una fabbrica di idee, una fabbrica di innovazione, di conoscenza, di sapere, che è esattamente quello su cui con tanto impegno e tanta determinazione la città si sta muovendo soprattutto negli ultimi anni. L'area Fiat era una parte vivente di questo territorio, negli ultimi anni ovviamente è stato invece una parte di territorio completamente abbandonato, quindi il fatto che comunque si ritorni a lavorare, si ritorni a produrre, si ritorni a fare qualcosa in queste aree per i cittadini di quest'area territoriale della nostra circoscrizione è sicuramente un fatto estremamente positivo. Questo è un momento importante perché inaugura un momento pubblico di un processo partecipativo e non solo di rigenerazione di questo pezzo di territorio che è cominciato qualche mese fa. E perché è importante? Perché è un modello di intervento in un quartiere periferico con delle fabbriche abbandonate che si propone di coniugare due aspetti fondamentali. Uno, la generazione di idee a livello internazionale attraverso il concorso di cui oggi si inaugura la mostra, e il secondo pilastro è la storia del territorio e gli abitanti che lo frequentano. Quindi è un tentativo di mettere insieme il globale e il locale attraverso un processo che non si limita a fare una scelta, ma che decide di utilizzare entrambi questi pilastri.